tenere i conti aggiornati. Ah, che magnifica giornata. Signorina, pronta per una nuova avventura? E chiedi alla ministra. Non vedo l'ora. Benissimo, si parte. Eccoci a casa. Attento, quelli sono i piatti. Li porto in soggiorno. Senti, ti richiamo. Tesoro, puoi metterlo con le donazioni? Ma questo cos'è? Oh, beh, niente. Sono solo cose vecchie che non mi servono più. Ragazze, se uscissimo a cena? Oh. Wow. Signorina, il temporale è quasi terminato. Lo so che è difficile cambiare città, ma è come un nuovo inizio. Puoi fare cose nuove, nuove amicizie, e alla fine troverai la strada. Immagino sia così. A scuola è la settimana del club. È l'ideale per provare cose nuove. Un nuovo inizio. TM10. Accetto la sfida! Come? Pokémon! Questo è il club Pokémon. Ricordi il mio biglietto sui Pokémon? Voi giocate tutti insieme? Certo, siamo tutti amici. Basta avere un mazzo. Signorina, com'è andato il primo giorno? Giochiamo! Hai portato il tuo mazzo! Carte vintage, bene! Anch'io userò le mie vecchie, sai giocare? No, in realtà. Bene, allora sei in buone mani. 60 carte in un mazzo, pescane 7. Metti un Pokémon attivo e 6 carte premio più altri Pokémon in panchina. Assegna energie e falli evolvere. Se mandi KO l'avversario, hai una carta premio con 6 carte premio. Se l'avversario non ha più Pokémon, vinci! Rispiego. No, ho capito, giochiamo. Io sono Eva. Joshua. Scelgo il mio Pokémon e metto un'energia base. Stai andando alla grande! Piazzo un'altra energia su Scyther e uso lacerazione. Wow, hai sconfitto il mio Pikachu! Significa che ottengo una carta premio. Ottimo! Finito? Tuono dell'evoluzione, evoluzione in panchina, carica delta, ne prendo 3, faccio evolvere l'ultimo Eevee, 3 Poké Power, vanno KO, assegno, mossa finale e... ho vinto! Sì! Ciao, sono Joshua, giochiamo a Pokémon. Farò finta che tu sia in gamba, ma in realtà sei negata! Ecco, questo è ciò che penso di te! Ehi, che succede? Ti ho ascoltato e ho fatto qualcosa di nuovo. La mia torta rovinata, espulsa da tiro con l'arco, una puntura d'ape sul... non importa. E ho perso la mia prima partita a Pokémon davanti a tutto il club. Lo sai, anch'io perdevo sempre quando giocavo a Pokémon. Fino a quando non ho scoperto un segreto. Ah? Allora svelamelo, papà! Ok, scegli un Pokémon. Oddish. Ottimo, ed ecco il mio segreto. Chiudi gli occhi
e immagina che Oddish sia il tuo Pokémon, il tuo amico, che sia al tuo fianco in tutte le occasioni, che diventiate più forti insieme. E che tu e il tuo Pokémon abbiate un legame. Ogni volta che giocavo a Pokémon, immaginavo le lotte nella mia mente. Vedevo lo stadio, pensavo al mio Pokémon e tutto andava per il meglio. E a volte vincevo anche. Rivincita? Accetto la sfida! Immaginavo le lotte nella mia mente, vedevo lo stadio. Metto Oddish in posizione attiva. Quindi il tuo Oddish sfiderà il mio Eevee. Inizia tu, Eva. Lo vedi anche tu? No. Non importa, perché userò una carta energia per caricare Oddish. Oddish, foglia lama! Ottima mossa! Ma che ne dici di questa? Metto 3 Pokémon in panchina. Zack, zack, zack! E faccio evolvere il mio Eevee in Jolteon! Una carta olografica? È fantastico! Sì, lo so, lo penso anch'io! Fatto, e ora gioca il tuo ultimo Pokémon, Eva. Cosa pensi di fare? Wow! Quante possibilità! No, quella no. No, no. No, nemmeno quella. No! Oddish! Oh. Ho capito! Potenzia Oddish con benda sfida e attacco! Vai, Oddish! Questa non me l'aspettavo! 5, 6... Io credo d'aver vinto! Wow, ragazzi! La nuova mi ha completamente distrutto! Wow! Con un Oddish! Ma è incredibile! È stato divertente! Bella partita! Chi è il prossimo? Nessuno! Ci hai battuti tutti! Con un Oddish! Prendi! Benvenuta nel Club Pokémon! Sono nel Club! Oh! Sì! Sono nel Club! Grande! Vai così! E così la nuova sa giocare. Mi chiedo però come te la caverai in una competizione vera con Championship Point in palio. E complimenti per il balletto. Ehi, chi è quella? Celestine, la miglior giocatrice della scuola. Di quale competizione parlava? I campionati regionali!